La figura di Mario Lodi ha segnato in modo molto forte la mia vita professionale, perché addirittura io ho deciso di fare l'insegnante e con tutto quello che poi è seguito, leggendo il suo libro Guida al mestiere di maestro, che era stato pubblicato in una edizione nuova di Tullio De Mauro, degli Editori Riuniti, in una collana divulgativa. Lì ci avevo letto una tensione politica, culturale e pedagogica che mi aveva fatto pensare che diventare insegnante come intellettuale militante era qualcosa che poteva corrispondere a quel tempo alle mie tensioni etiche, morali, culturali e politiche. Così è stato, ma così è stato anche più o meno 15 anni dopo, quando io sono entrata all'università come ricercatrice e ho contribuito alla nascita del nuovo corso di laurea per i maestri e per le maestre. La nuova edizione di Se questo accade a Vo', C'è speranza se questo accade a Vo', si apre con la lettera ai nuovi maestri. Ma la vecchia edizione già allora si apriva con la lettera Katia, che era una nuova maestra diplomata. Ecco, nella costruzione di questo nuovo corso di laurea io credo di aver portato davvero la tradizione di Mario Lodi, o meglio di essere stata ispirata. Sia perché essendomi stato affidato ai tempi il tirocinio, la costruzione del percorso di tirocinio degli studenti, ho pensato che la formazione dei maestri doveva essere basata su una fortissima relazione e scambio reciproco fra scuola e università e fra teoria e pratica. Fra immersione dell'insegnante, del futuro insegnante nella scuola e nella pratica, e la capacità di distanziarsene per rileggerla, per ripensarci. Diciamo l'integrazione, la contaminazione fra il fatto che il maestro si mette in gioco, come è stato detto anche negli interventi già stamattina, in un rapporto con il bambino, un rapporto di reciprocità con i bambini e la capacità dell'insegnante allo stesso tempo di essere responsabile di questa relazione, di distanziarsi da questa relazione per farsene carico, per rispecchiare il lavoro dei bambini, per dare valore al lavoro dei bambini, per dare forma al lavoro dei bambini. La didattica, il fare scuola di Mario Lodi non è per niente una didattica spontaneistica, ma al tempo stesso è una didattica che parte dai bambini. E per fare questo, l'altro elemento, che io ho trovato illuminante, che ha segnato tutta la mia carriera di ricercatrice, di didatta dei futuri insegnanti, ma anche di formatrice degli insegnanti in servizio, si è fondata sull'idea della documentazione come elemento irrinunciabile del percorso degli insegnanti, del percorso che gli insegnanti fanno a scuola per fare scuola in un altro modo, come dicevamo, che partendo dai bambini aiuta i bambini a diventare produttori di cultura, come dice Mario Lodi, e a dare forma simbolica al loro sapere esperienziale, ma anche la documentazione per fare formazione e per diventare insegnanti. La documentazione di Mario Lodi non è una documentazione burocratica, non è una documentazione archivistica, accumulativa, è una documentazione di senso di un maestro che su quella documentazione fa scuola coi bambini, su quella documentazione riflette per progettare, riprogettare con una visione circolare della progettazione. Ecco, io credo che questi siano elementi fondanti della formazione dei maestri. Io mi occupo di formazione degli insegnanti da ormai 30 anni e credo che sia tutt'altro
tuttora illuminante il modo in cui lui ha accompagnato anche nuovi maestri proprio attraverso una documentazione che non è mai precettistica, non porta mai a delle ricette o a delle prescrizioni, ma ti mostra il fare scuola per poterci ragionare sopra.